Ciao, sono Luigi di Clarintux, un Tux è per sempre. Oggi cominciamo con una nuova serie dedicata a Vim, un editor di testo da terminale molto potente e che vi consiglio. Si tratta di un editor modale, vedremo infatti che Vim ha diversi modi. Comunque, cercherò di rispondere subito alla domanda che alcuni di voi sicuramente si staranno ponendo, ovvero perché mai complicarsi la vita con un editor di testo da terminale quando su Linux ne abbiamo a disposizione diversi grafici, ad esempio Gedit, Kate, Mousepad, eccetera, e tutti svolgono sicuramente benissimo la loro funzione. Beh, la mia risposta è che se riuscite a padroneggiare bene Vim, riuscirete ad editare i file in modo molto veloce, riuscirete a svolgere delle operazioni che prima nemmeno potevate immaginare. Inoltre, se riuscite a padroneggiare Vim, riuscirete a cavarvela anche con Vi. Vi è l'editor di testo che trovate praticamente su qualunque distribuzione Linux. Quindi, ad esempio, se vi collegate ad un server, potrete stare certi che avrete là installato Vi e quindi lo potete utilizzare senza alcun problema. Per convincere i più scettici tra di voi, vi farò un semplice esempio per farvi vedere che in realtà è comodo utilizzare in certe situazioni un editor di testo da terminale. Allora, diciamo che volete editare un file di testo presente sulla vostra home, quindi siete nel vostro file manager, fate doppio clic sul file e vi si aprirà il vostro editor di testo grafico, che nel mio caso è Mousepad. Fin qui tutto ok, ma cosa facciamo se invece volessimo editare un file di sistema, ad esempio un file presente sulla directory etc, ad esempio il file fstab, eccolo qua, faccio doppio clic, mi si apre di nuovo Mousepad, ma non riuscirò ad apportare modifiche al file perché non ho i permessi di amministratore. Ovviamente c'è un modo per ottenere i permessi di amministratore, anche in modo grafico, non lo nego, ma è molto più comodo in realtà andare su un terminale e scrivere qualcosa del tipo sudo nano etcfstab. Nano non è l'editor di testo di cui voglio parlarvi in questo video, ma è un esempio. Vedete, sono stato rapidissimo. E poi sul file fstab posso effettuare finalmente tutte le modifiche perché con sudo ho ottenuto i privilegi di amministrazione. In realtà, al posto di sudo nano, vi consiglio di utilizzare il comando sudo edit, quindi sudo edit e poi etcfstab. In realtà andiamo a fare la stessa cosa perché come editor predefinito ho impostato nano, ma in questa guida parliamo di Vim, quindi andiamo a scrivere export sudo editor uguale Vim. Da questo momento in poi, con sudo edit andiamo ad utilizzare Vim, quindi sudo edit etcfstab e si apre Vim. Vi dico subito come uscire da Vim senza salvare assolutamente nulla. Allora, abbiamo bisogno di scrivere due punti Q e il punto esclamativo. In questo modo usciamo senza apportare delle modifiche. Se invece vogliamo apportare delle modifiche, scriveremo due punti WQ. Ripeto, per salvare le modifiche e chiudere Vim, avremo bisogno di due punti WQ. Per chiudere senza salvare le modifiche, due punti Q punto esclamativo. Ovviamente ci sono altri modi per fare la cosa, ci sono delle combinazioni di tasti che sono anche più rapide, ma per ora le ignoreremo e cominciamo subito a muovere i primi passi con Vim. Lo facciamo con un bel giochino. Esiste infatti il sito vim-adventures.com e quindi muoviamo i primi passi tramite questo giochino. Sposto la camera in modo che non dia fastidio, ecco qua. Ok, possiamo cominciare. Adesso io farò finta di non sapere assolutamente nulla, nonostante veda i tasti K, L, H, J, muovo
Mi muovo tramite i tasti direzionali, le frecce direzionali e ok. Ci dice che Vim supporta i tasti direzionali, ma sarebbe meglio utilizzare HJKL. E quindi posizioniamo le dita su queste qua, su questi quattro tasti e ci muoviamo. E vediamo che con H mi sposto a sinistra, con L mi sposto a destra, con J mi sposto in basso, con K mi sposto in alto. Bene, quindi cominciamo a muoverci, andiamo a destra con L. Yeppi! Andiamo avanti. Adesso vado giù con J. Vado a destra con L. Va bene, c'è un trampolino, lo prendiamo e andiamo a parlare con questo omino. Ok, questo ci dice che se premiamo due punti help e poi ad esempio J o un qualunque altro tasto ci darà l'aiuto per quel determinato tasto. Quindi help J, vediamo un po'. Ecco qua, c'è l'aiuto e c'è un esempio. Adesso se premo il tasto più, verrà consumata la prima J dell'esempio e infatti va in basso. Poi di nuovo J e va in basso. Adesso abbiamo due J. Cosa succede? Si sposterà di due righe in basso. Va bene, andiamo avanti. Vado a destra con L, vado su con K, vado a destra con L, su con K, a sinistra con H. E qua c'è ben poco da fare per il momento. Ci ritorneremo. Ok, quindi vado a destra. Andiamo a parlare con questo omino. Yeppi! Va bene, per raggiungere il tesoro, dobbiamo capire le parole in Vim. Le parole sono separate da spazi e abbiamo bisogno di W, E oppure B per muoverci tra le parole, ma al momento questi tasti non sono ancora utilizzabili. Abbiamo al momento solo i quattro tasti per muoverci: H, J, K, L. Va bene, vedo una chiave, raggiungiamo quella chiave. Ok, torniamo indietro. È un po' strano muoversi così casella per casella. In realtà Vim permette di muoversi in modo più veloce, ma ripeto, al momento abbiamo solo questi tasti. Andiamo su. Ok, siamo in una nuova area. Adesso la domanda è come ci spostiamo dall'altra parte come ci spostiamo sull'altra riva? Beh, ci dà un indizio questo tipo. Ci dice che se siamo a fine di una riga su Vim e ci spostiamo su una riga più corta, saremo comunque a fine riga della nuova riga e poi se spunta una riga più lunga saremo alla fine di quella riga. Quindi il trucchetto è mettersi qui a fine riga, ci spostiamo in basso, ci spostiamo in basso, ci spostiamo in basso. Adesso mi sposterò in basso e guardate che succede. Ecco. Abbiamo superato il mare, per così dire. Facciamo la stessa cosa qua e puff! Ecco, siamo dall'altro lato. Va bene, ormai abbiamo imparato il trucchetto, quindi ci mettiamo qua, ci spostiamo in alto. Ok. Facciamo la stessa cosa qua. Ok. Parliamo con questo. Ok, abbiamo imparato come muoverci. Siamo al secondo livello, credo. Al momento ci possiamo spostare solo con i tasti HJKL, parliamo con questo. Va bene, dobbiamo prendere la possibilità di utilizzare il tasto W, eccolo qua. Con W ci sposteremo all'inizio di una parola. Ecco che mi sono spostato all'inizio della parola successiva. Poi vedo una E, per raggiungere quella E faremo in questo modo. Ci spostiamo in basso, sono all'inizio di from, adesso mi sposterò sull'inizio di to.
come con W. Con W mi sono andato a finire all'inizio della prossima parola. Va bene, prendiamo anche la E. Con la E ci spostiamo alla fine di una parola. Intanto ho preso anche quest'altra chiave. Se premo V, salto la pietra e vado all'inizio della prossima parola. Ok, credo che dobbiamo andare giù. Quindi andiamo giù. Sempre con W oppure con E mi sposto. Va bene. Abbiamo saltato tutte le pietre. Adesso qua abbiamo una B. Con la B invece ci si sposta all'inizio di una parola. Facciamo la prova. Ah, vabbè, mi devo mettere sulla parola. Ecco qua, sono andato a finire all'inizio della parola. Se lo premo di nuovo, finisco all'inizio della parola precedente. Va bene. Ora che abbiamo imparato il trucchetto, premiamo B e finiamo qua. A questo punto possiamo prendere la chiave. Andiamo sopra. B. Oh, scusate, vabbè. Come si fa? Ah, ecco, con la E. Ok. A questo punto andiamo giù. Parliamo con questo. Yeppi. Ok. Ora questo ci dice che sono state effettuate delle modifiche alle parole. Quelle in rosso sono errori che noi dovremo correggere. Intanto prendiamo questa B maiuscola che ci permetterà di posizionarci all'inizio di una parola. Se lo facevamo prima, alcuni caratteri facevano parte della parola. Adesso con la B maiuscola invece ci spostiamo sempre all'inizio di una parola. Non so se sono stato chiaro, insomma, lo capirete facendolo da voi. Parliamo con questo. Ok, adesso abbiamo 30 secondi, non so se ce la faccio. Ci dobbiamo spostare con W oppure con E per andare avanti. Lo faremo a seconda delle pietre che troviamo. Spero di farcela col tempo, altrimenti ci ritroveremo di nuovo là all'inizio per rifare questa operazione. Abbiamo 6 secondi, presto, presto. Ok, riusciti, ci siamo riusciti. Adesso abbiamo acquisito il tasto X. Con la X possiamo cancellare dei caratteri. Quindi andiamo qua, cancelliamo la T, cancelliamo l'apostrofo, cancelliamo la N. Insomma, cancelliamo le caselle rosse. Abbiamo corretto il tutto, perfetto. Abbiamo ottenuto un'altra chiave. Parliamo con questo. Ok, adesso dobbiamo andare su quel tesoro che avevamo lasciato. Mi muovo adesso con la B maiuscola per fare prima. Ok, andiamo sopra. E raggiungiamo quel tesoro. Per finire in realtà il giochino. Ci sarebbero altri livelli, ma credo che sia a pagamento. Bisogna iscriversi a un abbonamento, cosa che non farò. Era semplicemente per muovere i primi passi su Vim. Poi vedremo, c'è anche il Vim Tutor, magari ve lo farò vedere in un prossimo video. Comunque adesso siamo qua, c'è un masso. Con i tasti direzionali oppure con H, J, K, L non riusciamo a superare il masso, ma adesso abbiamo la B o la B maiuscola. Esatto, cosa è successo con la B? Aspetta, guardiamolo meglio. Con la B ci dice che non è possibile perché sotto il masso c'è un altro punto esclamativo, quindi con la semplice B andremo a finire sul masso, quindi è impossibile, abbiamo bisogno di della B maiuscola. Come vi dicevo, c'è una differenza tra B minuscola e B maiuscola. Alcuni caratteri fanno parte della parola usando la B minuscola, usando la B maiuscola invece ci posizioniamo all'inizio, prima dello spazio, insomma, o appena dopo dello spazio, insomma. Va bene, adesso possiamo aprire questo tesoro e il gioco è finito.
Ok, questo è il primo video della serie, ancora non ho idea di cosa faremo nei prossimi capitoli, ma sicuramente vi mostrerò anche il Vim Tutor. Va bene, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo prossimamente. Ciao da Clarintux!